disegno di legge Casellati, la riforma del premierato, è arrivato questa mattina nell'aula del Senato per l'esame. Circa 3.000 gli emendamenti presentati. Quali sono i punti che non condividete? Con questa riforma si andrebbe ad uccidere definitivamente il Parlamento. Noi siamo favorevoli a rafforzare le prerogative del governo e del capo del governo, ma non così. Lo si può fare col potere di nomina e di revoca dei ministri, lo si può fare con la richiesta di scioglimento, ma non annullando i poteri del Presidente della Repubblica come farebbe questa riforma. Infine abbiamo la necessità di recuperare con una legge elettorale efficace il potere dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti, non con liste bloccate, e anche la necessità di avere un ballottaggio. Se il governo sarà disponibile ad approvare degli emendamenti con questi punti, noi siamo disponibili a fare una riforma costituzionale. Qual è la vostra posizione? Ma la nostra posizione è quella decisamente contraria, visto che pone fine alla Repubblica parlamentare per come l'abbiamo conosciuta, concentra il potere nelle mani sostanzialmente di una sola persona, uomo o donna che sia, e quindi pregiudica gravemente la possibilità di condividere a livello parlamentare la soluzione di problemi molto complessi per l'Italia, come quelli che abbiamo dovuto affrontare nel corso degli ultimi anni. Per quanto riguarda questa riforma, come si riuscirà a garantire le minoranze linguistiche? Ma noi abbiamo sempre potuto contare sul ruolo fondamentale di garanzia del Presidente della Repubblica, ruolo che viene notevolmente ridimensionato, per non dire in molti aspetti annullato. Le riforme vanno fatte, ma vanno fatte bene. Invece a destra si fa un patto leonino con la Lega sull'autonomia differenziata e a sinistra si lanciano toni da crociata. In realtà per farle bene serve rompere il bicameralismo perfetto e serve capire soprattutto la legge elettorale, e quindi noi abbiamo presentato emendamenti e ordini del giorno per andare in questa direzione. Riforme fatte bene.